In questo video andremo a vedere l'utilizzo del binding HTTP che permette di interfacciarsi verso dispositivi o sistemi che offrono integrazione tramite chiamate HTTP, un po' una generalizzazione delle API REST che abbiamo visto precedentemente. Cosa significa questo per OpenHub e perché può tornare utile? Diciamo che ci permette di inviare comandi e ricevere informazioni da sistemi che hanno un'interfaccia di scambio dati basata su protocollo HTTP e magari non possono utilizzare MQTT. Ad esempio, un servizio di previsione del tempo accessibile direttamente tramite internet invocando un URL particolare, oppure siamo noi stessi che scriviamo un firmware per un dispositivo, ad esempio Arduino o un semplice ESP8266, che ad esempio invia le informazioni dei propri sensori tramite HTTP. Diciamo che la possiamo vedere come alternativa un po' meno efficiente del protocollo MQTT, ovviamente meno efficiente perché si basa sul solito meccanismo di richiesta e risposta. Quindi è sempre OpenHub che deve chiedere un particolare dato senza sapere se questo è stato effettivamente aggiornato o meno dall'ultima volta che lo ha ottenuto. MQTT invece permette al dispositivo di inviare in autonomia i propri dati che verranno ricevuti in tempo reale da tutti i client che lo hanno sottoscritto. Se non conoscete cos'è MQTT e il suo funzionamento, soprattutto all'interno di OpenHub, vi rimando ai miei video precedenti. Detto questo, andiamo a vedere con il solito esempio pratico come utilizzare il binding HTTP per integrare un qualcosa di esterno ad OpenHub. Quindi per prima cosa simuliamo un servizio esterno e andiamo a creare un file JSON, che è un file che è una struttura dati che potrebbe essere quella che mi restituisce il mio servizio esterno che voglio integrare, e l'andiamo a creare nel web server di OpenHub stesso, per semplicità. Quindi andiamo nella cartella dove si possono mettere i file HTML che poi diventano pubblici dal punto di vista dell'HTTP e creiamo un file che chiamiamo sensori.json. Questo file lo editiamo con Visual Studio Code e creiamo una semplice struttura JSON. Potremmo simulare ad esempio una centralina di un antifurto che mi manda gli stati dei contatti delle finestre, cosiddetta stanza per stanza. Quindi potremmo creare i nomi delle stanze, soggiorno e mettiamo che abbiamo due finestre, quindi mettiamo finestra 1, open. Finestra 2 open e poi facciamo anche cucina. Finestra 1 open, finestra stra 2 closed. Ok, questo è un file di dati strutturato. Qui abbiamo due blocchi, che sono le nostre due stanze, in cui abbiamo due finestre per ogni stanza e lo stato dei sensori dell'antifurto. Ovviamente è un file statico, quindi mi risponderà sempre nello stesso modo. Questo file lo posso vedere tramite una chiamata HTTP al web server di OpenHub. Sensori.json. Eccolo qua. Quindi questo simula la chiamata a un servizio esterno che mi restituisce un insieme di dati. Io adesso voglio integrare questi dati in OpenHub. Quindi la prima cosa che devo fare è andare, se non l'ho già fatto, a installare il binding HTTP. Quindi sempre nella solita sezione binding vado a cercare l'HTTP e lo installo. Perfetto, andiamo a vedere se è installato. È installato. Ok, poi andiamoci a creare una think.
aggiungiamo, lasciamo pure tutto di default. Il base URL gli mettiamo quello di OpenHub che abbiamo visto prima. Gli diciamo che si deve aggiornare abbastanza frequentemente. Nell'advanced non dovrebbero esserci cose che ci tornano utili. Sì, beh, diciamo che se si vanno ad invocare dei servizi che hanno bisogno di autenticazione e bisogna fare delle chiamate di tipo non solo di tipo get ma anche post e put, si possono impostare di qua. Ecco, possiamo dirgli che il content type è un JSON, anche se lo dovrebbe riconoscere in automatico, e siamo a posto. Quindi creiamo la thing. Ok, a questo punto dobbiamo andare sui channel, perché parte tutto di lì per arrivare poi agli item di OpenHub, e aggiungiamo il canale. Quindi scriviamo soggiorno finestra 1, facciamo di tipo string perché andremo a recuperare la stringa, questa particolare stringa che poi mi farà capire se la finestra è aperta o chiusa. Nello state transformation dobbiamo usare la JSON path per arrivare alla proprietà del nostro JSON che ci interessa, come abbiamo fatto per l'MQTT. Poi possiamo mettere che è un canale di sola lettura perché noi andremo solo a leggere le informazioni, non inviamo nessun tipo di comando, e clicchiamo create. A questo punto dobbiamo aggiungere l'item al nostro canale e lo aggiungiamo come punto al modello. Andiamo a scegliere il gruppo padre. Ah già, il soggiorno non ce l'abbiamo, quindi usciamo un attimo, andiamo sul model e in piano terra aggiungiamo una nuova location, la chiamiamo living room, soggiorno come label, come icona se non sbaglio c'è il sofa, semantic class living room, create. Ok, torniamo sulla nostra HTTP thing, canale, a questo punto aggiungiamo il punto al modello e ci ritroviamo il soggiorno. Lo scegliamo, scegliamo l'unico canale che abbiamo creato, il tipo del canale dell'item lo mettiamo contact, così come la nostra icona. Semantic class, possiamo mettere alarm, e semantic property opening, non so se sono giuste, le ho messe un po' a caso, ma tanto in questo momento non mi interessa. Quindi aggiungiamo l'item al modello e vedete che già tutto funziona perché mi dice open, corrisponde alla stringa che abbiamo nel nostro JSON. A questo punto possiamo editare il JSON e scrivere closed per simulare un cambio di stato, e vedete che in automatico OpenHub se ne accorge. Questa stessa cosa la possiamo vedere tramite sitemap, quindi vado a aggiungere alla mia sitemap di test un widget di tipo default, così prende le informazioni dall'item. Qui cerchiamo soggiorno, come icona mettiamo contact, salviamo. Andiamo quindi a vedere la nostra sitemap. Abbiamo la nostra finestra chiusa, quindi vengo nel mio, scusate, non qua, ma qua nel mio JSON, scrivo open, come salvo, la finestra si apre. Questo perché ho messo un intervallo di aggiornamento molto molto veloce, quindi il polling è rapido, i cambiamenti di stato avvengono praticamente in tempo reale. Stessa cosa possiamo farla per un altro sensore.
Ad esempio, facciamo velocemente, andiamo, a questo punto lo facciamo dal modello, giusto per cambiare, cucina, se non sbaglio ho messo cucina, sì. Quindi andiamo in cucina, aggiungiamo un point, vado a scegliere la mia things, il mio canale, no, devo creare un nuovo canale, quindi devo andare per forza qui dentro, tramite la think devo creare un nuovo canale perché devo mappare un altro dato del JSON. Questa è la cucina finestra 1, ch, cucina finestra 1, string, state transformation JSON path, due punti, e qui gli diamo il path che è cucina finestra 1. Facciamo read only, create. A questo punto qui dentro, per fare la strada di prima, torniamo sul nostro model, andiamo in cucina e aggiungiamo un point. Scegliamo HTTP come think e scegliamo il nostro canale cucina finestra 1. Tipo contact, icona contact, stesse cose di prima. Aggiungiamo. Andiamo sulla nostra sitemap. Andiamo qui. Aggiungiamo quindi il nostro default. Mettiamo cucina finestra 1, item cucina finestra 1, contact e salviamo. A questo punto torniamo sulla nostra sitemap, si è già aggiornata, abbiamo anche la nostra cucina finestra 1 che vado a mettere closed, salvo e viene chiusa. Ultimissima cosa che possiamo fare come esempio è aggiungere la stringa dell'informazione. Quindi per dire soggiorno finestra 1 posso aggiungere un altro item senza usare il modello semantico di tipo stringa. Lasciamo stare la category. Lo linkiamo. Andiamo nella nostra sitemap, aggiungiamo una label, soggiorno, questo qua, salviamo e andiamo a vedere la sitemap. Ah no, scusate che mi dimentico sempre, soggiorno finestra 1 per 100s, salva, ed ecco che qua vediamo lo stato del nostro item. Quindi posso andare di nuovo a cambiarlo, e oltre alla finestra chiusa abbiamo anche l'etichetta che si aggiorna.